ferite d'arma da fuoco che ne hanno causato con probabilità la morte. I colpi furono sparati da breve distanza. Detto, confermato e sottoscritto, Capodastro, 10 settembre 1948. Va bene? Sì, va bene. Il bossolo! Calibro 12! È quello che hanno tutti. Beh, ha ancora bisogno di me? No. Allora me ne vado. Queste scarpe mi fanno un male. Maresciallo, venga a vedere. Non devi aver paura. Sarai protetto anche se parli. Che cosa hai visto? Quando hanno ucciso Petriolo, tu eri poco distante. Non hai visto nessuno, non hai sentito niente. No, Oscenza. E che posso sapere io? Qui si lavora e si bada ai fatti nostri. Ma se l'hanno ammazzato laggiù, a 300 metri dalla casa. Stavamo dormendo tutti, Oscenza. Buongiorno a tutti. Se bene dica Massaro. Buongiorno Massaro. Una vita così. Ma con le mani Massaro. Ma con le mani Massaro. Buongiorno. Buongiorno Massaro. Posso offrire qualche cosa? No grazie maresciallo. Io piuttosto. La gioventù non deve avere pensieri così neri, signor giudice. Rilasci a noi uomini di altri tempi. E permette a questo umile Massaro di bere un bicchiere assieme a lei, alla sua salute. Stamattina nel fondo della valle, proprio nel posto dove lei e Gallinella eravate passati ieri, abbiamo trovato Vanni Petriolo, morto. Ucciso come un cane con due colpi di fucile in pieno petto, a bruciapelo. Ora io non le domanderò che cosa lei abbia fatto prima di arrivare alla festa. Sarebbe inutile. Ma una cosa voglio domandarle, e lei dovrà rispondermi. Come chiama degli uomini che uccidono a bruciapelo a sangue freddo un altro uomo? Mi dica! Petriolo non era un uomo. Tra i tanti misfatti uno era senza perdono. Aveva ucciso il carrettiere Parrinello. Ebbene, pretore, Petriolo ha pagato. E che sia stato lei a giudicarlo e a punirlo con tutto il suo apparato di giudici e di scartoffie, o che siano stati invece due colpi di doppietta, che differenza fa? Giustizia è stata fatta. È questo che conta. Giustizia. Quale giustizia? E gli uomini che hanno ucciso, come li chiama lei? Uomini d'onore? No, Massaro. Banditi e assassini, nient'altro. Io ho un figlio dell'età sua, che studia e farà onore al mio nome, come lei a quello di suo padre. Dimentichi dunque l'incontro di questa sera. Quando lei sarà meno giovane e io non sarò più in questo mondo, Voscenza forse giudicherà meglio questo vecchio e capirà che le sue erano leggi di natura in cui Massaro Turi credeva onestamente e le applicava in buona fede, sempre da galantuomo, come Voscenza in buona fede applica le sue leggi. Non posso, Massaro.